Bentornati carissimi amici, briciole di storia, professore. Ci porta indietro nel tempo di un bel po' di anni, attenzione, 80 anni, 85 anni, qualcosa del genere. siamo infatti nel No, 100 anni, 1900, scusa, 100 anni. No, 90. 90, siamo insomma nel 1935, facciamola più Esatto. veloce, e abbiamo due cose che non esistono più, cioè il Assolutamente. biglietto postale, che non è una cartolina. Esatto, il biglietto postale. Mentre lo guardavamo, cercavamo di capire il suo utilizzo e poi ci è stato chiaro nel guardarli. In realtà è una lettera breve, Mi piace come descrizione, una con una lettera breve. francatura probabilmente più bassa di quella di una busta con la lettera dentro. Allora, non guardate il prezzo perché probabilmente è aumentato proprio in quei momenti, in quell'anno, da 25 a 50 centesimi, ma alla fine rimane lo stesso concetto. Quello che abbiamo capito è, compri questo biglietto. Hai una parte esterna che è quella che sigillerà il biglietto e la parte che potete riempire è questa, cioè 25 centesimi di scrittura, cioè voi potete scrivere massimo quello che ci sta qua dentro. Poi incollate i bordi, I bordi si chi lo incollano. riceve strapperà la Sì, bordatura probabilmente. tagliata e alla fine potrà leggere il messaggio. Quindi, perché probabilmente le altre lettere più importanti andavano a peso. Pesavano di più e costavano sicuramente di più. Qui Infatti, sapevi già quanto spendevi, cioè non andavi lì in posta e te la pesavano, sapevi già quanto pagavi. il problema è che per starci scrivi piccolissimo e non si capisce niente. Diciamo che però mi piace, sai che cosa? Che partono con le migliori intenzioni, lasciando anche un bello spazio, vuol dire, tanto scriverò poco e poi alla fine ti trovi a non ci sto più e via. Anche qui, data l'esperienza, ha capito che deve stare un po' più alta in partenza. Non sappiamo nemmeno se sia la stessa persona. Sappiamo soltanto che andavano da qualche posto in Da montagna Milano, una è verso. di giugno e l'altra è di luglio. Da Milano ai monti. Sì. È veramente il segno, a parte la scrittura, ragazzi, è pazzesca, bellissima, anche se in piccolo, anche qui è partita molto bene, poi la scrittura è peggiorata, ma guardate questa firma. Non è una firma, sembra stampata. Carissima Isabella. Sembra E anche stampata. qui è sempre carissima Però è Isabella. scritto molto meno bene. Questa è da timbro, cioè Sembra impressionante, perché che si faceva bella calligrafia a scuola. questa è la lettera. E qui ha aggiunto una firma, una che scrive invece è una bimba. Ah, Tanti sì. Quasi bacini, Carla Polly, bambina quasi brava. Che brava, che si tenerezza. Che autodefiniva in questo modo. tenerezza. Fantastica. Una bambina che poteva avere 7-8 anni, 7 anni, 7 anni, anche perché si faceva già bella calligrafia in prima elementare, Sì, quindi quindi. 7 anni nel 1935, quindi una bambina nata nel 28 e che è andata poi a vivere, visto che parte da Milano, 10 anni dopo, 17-18 anni, la guerra. Sicuramente, sì. Impressionante, cioè io quando vedo queste cose, ne ho viste tante, però sono impressionanti. E per ricondurci a dove eravamo e a quando eravamo, troviamo i francobolli con probabilmente il Re d'Italia. E anche qui lo stemma dei Savoia, la croce bianca è certamente lo stemma dei Savoia. Quello che c'è intorno, vedo sopra una corona che è perfettamente in linea, e biglietto postale da 50 centesimi, riportato poi all'aumento di prezzo con l'aggiunta del francobollo timbrato, che si timbra il francobollo. Quindi non sono missive personali di qualche personaggio noto. Ma sono lettere, letterine, biglietti postali del periodo. Riaffrancate, una cosa del genere. Belle, mi piacciono queste cose, forse proprio perché sono personali, lasciano qualcosa, un gusto agrodolce che mi piace molto in questo canale. E con questo qui salutiamo tutti i nostri amici di Briciole di Storia che continuano a seguirci con pazienza, a commentare tutto quello che noi facciamo, sempre positivamente. Speriamo e basta. E ci vediamo al prossimo video.